Un Natale senza conservanti, coloranti o additivi. Sotto l'albero arrivano i dolci tradizionali firmati con il marchio Banco del Gusto, la linea di prodotti di alta qualità che quest'anno per le feste si arricchisce di novità e di un'etichetta con i colori natalizi. Siamo andati a scoprire come nascono queste dolcezze all'interno del panificio toscano, uno dei fornitori di Unicop Firenze. Ad accompagnarci nello stabilimento di Colle Salvetti è Sara Barbanera dell'ufficio comunicazione di Unicop Firenze. Banco del Gusto è una collaborazione tra Unicop Firenze e Panificio Toscano che ha come obiettivo quello di proporre ai nostri soci e clienti dei prodotti di altissima qualità. In questo caso stiamo parlando dei prodotti del Natale, quindi qui davanti possiamo vedere quello che animerà i nostri banchi. Avremo dei ricciarelli, dei cavallucci che saranno in vendita sfusi, quindi al banco, serviti dai nostri addetti, e poi avremo una parte di prodotti confezionati. In particolar modo ci tengo a presentarvi quella che è la linea dei panettoni. Panettoni quest'anno li troverete in due forme, quelli piccolini e più grandi da 750 grammi. Questi panettoni hanno una caratteristica fondamentale che è l'artigianalità della loro produzione e sono privi di emulsionanti. Poi avremo anche il panforte, altro prodotto tipico natalizio che completerà la gamma. Il re del Natale è proprio lui, il panettone, quello del Banco del Gusto, è creato con materie prime di alta qualità e senza emulsionanti, a differenza dei normali prodotti industriali. Proprio per questo motivo deve essere consumato entro 40 giorni. Questa caratteristica di freschezza è data dall'assenza di emulsionanti che non c'è nei nostri panettoni, nei nostri impasti, proprio per rispettare una tradizione dolciaria che è presente qui nel nostro panificio, ma una tradizione italiana, e per evitare l'utilizzo di questi additivi chimici che spesso si trovano in produzioni dolciarie a durabilità molto lunga. Il marchio Banco del Gusto è garanzia di alta qualità e i prodotti sono creati da fornitori locali seguiti da Unicop Firenze passo dopo passo, fin dalla scelta delle materie prime. Per i panettoni, i cavallucci e il panforte, il segreto della bontà sta anche nella frutta candita. In particolare per quanto riguarda la frutta candita, viene utilizzata una materia prima che non contiene anidride solforosa, additivo chimico che viene usualmente utilizzato per la conservazione di frutta, soprattutto che proviene da paesi lontani, per bloccarne in qualche modo la maturazione. Non solo ricette tradizionali e ingredienti genuini, per creare dolci delizie ci vuole anche tanto amore. Roberto, con tutte le lavorazioni che abbiamo visto questa mattina ai prodotti, ma te qual è che preferisci lavorare? Sì, senza ombra di dubbio il panettone. Bisogna metterci tanto amore e tanta passione, è molto più complicato anche come lavorazione, quindi serve attenzione e passione. L'impasto, per dire, della torta di mele. Nella nostra visita abbiamo trovato anche i dipendenti dei mini mercati del Galluzzo in provincia di Firenze e di Casciavola a Navacchio. Un'opportunità di formazione in vista della riapertura dei due punti vendita dopo la ristrutturazione. Sono venuta a vedere tutti i vari prodotti che abbiamo in vendita, come vengono fatti, e davvero ci hanno stupito perché è tutto manuale, invece pensavo che fosse davvero più meccanizzato, via.